da Gauto Mitsubishi Motors in via Nazionale Torrente Mercogliano Avellino. Siamo a Mercogliano, lungo viale San Modestino, per raccontarvi le condizioni pessime del manto stradale, dove circolano tantissime autovetture e soprattutto veicoli di altra tipologia, che costantemente devono comunque combattere davvero con tutte queste problematiche che ci sono, come fossi e avvallamenti. Come è possibile notare dalle immagini, diversi punti della carreggiata, già di per sé molto usurata, sono ricchi di fossi, avvallamenti e di buche. Proprio quest'ultime sono di modeste dimensioni e, considerando il folto transito di veicoli lungo il viale, non è esclusa la possibilità che qualche vettura possa subire un danneggiamento. Abbiamo ascoltato ovviamente anche le opinioni dei cittadini del posto e abbiamo scoperto che è da diverso tempo che non viene effettuata manutenzione lungo viale San Modestino. Da quanto tempo il manto stradale del viale San Modestino è così dissestato? Diciamo dopo un annetto e mezzo in cui l'hanno trasformato in catrame a queste betonelle. Si è dissestato pochi mesi dopo, un po' alla volta, poi hanno fatto delle riparazioni, ma ho visto che alcune macchine prendono, diciamo, si tolgono queste betonelle mentre cammini e hanno avuto anche dei danni sul fondo delle macchine. La cittadinanza penso che abbia fatto qualche lamentela, perché effettivamente le pietre si muovono. È comunque un disagio perché transitano tante automobili, però dopo 4-5 anni però la situazione è ancora così, mi sta dicendo, giusto? È così, resta così, resta così purtroppo. Purtroppo sono diversi anni che il viale San Modestino non è quello di una volta. E, insomma, stiamo parlando di 5 anni da quando è stato rifatto il manto stradale. Insomma, i lavori purtroppo non sono stati fatti come si deve. Dopo l'ultima volta, quindi mi parli di 3, 4, addirittura 5 anni fa, non è stata più fatta manutenzione? Manutenzione ordinaria, cioè si prova a mettere una toppa alle buche, ma spesso, insomma, la toppa è come sempre peggiore del buco.